Ciao mamma, sono io, sono appena arrivata dai Gambles. C'è anche quel ragazzo? Mamma, no, non sono con Mark. Ne sei sicura? Sì, ma mi piacerebbe. Megan! Dai mamma, scherzavo! Lo sai che tua zia Maddie è rimasta vita a 16 anni e... Mamma! Vorrei solo che fossi sincera con me. Sta tranquilla, stasera farò solo la babysitter. Voglio solo che poi torni subito a casa e tastati. Ok! Ehi, devo andare, d'accordo? Va bene, ci vediamo stasera, tesoro. Sì, certo, ciao. Joanne? Lavoro. Sei davvero un piccolo artista. Ok, rilassati. Ehi, siamo pari, va bene? Stupido cane. No. Papà, la TV non ha una porta HDMI. Cosa? La tua TV non ha una porta HDMI. È collegata?
Lo senti? Lo adoro. No, ehi, quasi dimenticavo. Torno subito. Ta-da! Allora? È una bici, io sono molto... Ok, l'ho presa a buon mercato. Ho pensato che ti avrebbe... Sì, reso più indipendente. Sì, ma io ho la patente. Quindi? Quindi a cosa mi serve una bicicletta? Voglio dire, comunque non potrei guidare quella cosa e poi avrò la macchina. Ah sì? Con quali soldi? Ci penserà la mamma. La mamma te ne comprerà una nuova. Mi ha detto che ne comprerà una nuova per sé e mi darà quella vecchia. La Lincoln? Ehi, insomma, quella è una bici. Adoro da morire il cestino. Sta zitto. Oh mio Dio. Non ci sarà il cambio automatico. Dovrò insegnarti come guidare col manuale mentre sei qui. Voglio dire, quando sarai guarita. Sì. Quando parleremo di quello? Non ora. Tu ora laverai i piatti. Cristo. Ehi, lei chi è? Non lo so, ci sono molte case vacanza da queste parti. Andiamo! Ecco fatto, può andare. E questo è Luke. Matt seguirà le lezioni di vela dall'una alle due. E Kerry subentrerà dopo. Ok, ricevuto. È davvero carino. Togliti di mezzo. Ehi, non potete portare quello in barca, va bene? Deve restare nell'area picnic. È di mio padre, che ti importa? È rischioso. E appartiene all'area picnic, lasciatelo. Oh, è rischioso. Siamo circondati dall'acqua, idiota. Ti auguro una buona giornata. Sei uno stronzo! Attento a come parli, amico. Va bene qui, ragazzi, grazie. Sei il figlio di Liam? Sì, sono io. Grandioso, mi dai una mano? Oh, sì, sì, certo. Vieni con me. Sembra che il nepotismo sia vivo e vegeto, non credi? Cioè? Io non avrei ottenuto questo lavoro con un braccio rotto. Bisogna essere responsabili, almeno sei abilitato. Ho già lavorato per mio padre. Ho capito, non hai lavorato qui. Questo è un porticciolo per famiglie, quindi niente parolacce. Sì, scusa. Stavo solo scherzando. Sono Mallory. No, non frega niente a nessuno. Ben. È un vero piacere, Ben. Piacere, sì. Qui va bene, grazie. Ehi, posso ormeggiare da questa parte? No, 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 quel posto è riservato. Ti va di assaggiarle? Sì, sono scettico, ma... sì. Oh, limone. Che schifo, sono buone solo quelle alle ciliegie. Sono un tipo da limone. Sì, un dinosauro. Ehi, devo rispondere, scusa. La mia ricevuta è la 17, sono nel posto giusto? Sì, arrivo subito. Ciao, tesoro. Ciao, mamma. Scusa se non ti ho richiamato. Sei molto impegnato? Sì, ho avuto un po' da fare, ma va bene. Ok. So che oggi ti stanno facendo lavorare. Allora, come sta tuo padre? Ehi, mamma, ti chiamo dopo, ok? Ok, tesoro, ti voglio bene. Thank you.
Attento a dove metti i piedi, piccolo. Mamma! Credo che sia il sentiero sbagliato. No, è proprio quello giusto, invece. Dai, questa è un'avventura, non una gita. Sì, ma ci siamo persi. Non è possibile se non sappiamo qual era la nostra meta. Girati. So esattamente dove ci troviamo. Se non dici a papà che ci siamo persi, in macchina ti farò scegliere la musica. Ok? Ok. Bene, andiamo. Dillon! Dillon! Giù, tesoro. La mamma ha bisogno d'aiuto. Vieni qui, tesoro. Dai, è tutto ok. Dillon, vieni qui giù, tesoro. Dillon! Finirai nei guai se non vieni qui subito. Ascolta la mamma, stronzetto. Fa come ti ho detto, Dillon. La mamma si arrabbia. Dillon, vieni qui, ti ho detto. Ehi, non filartela mai più in questo modo. Mi hai spaventato. Vieni. Ho trovato il percorso per tornare. Pronto, bello? Adesso entriamo e papà berrà molte birre, sì! Abby! Ora vi farò vedere una breve dimostrazione per capire come eviscerarli. Ecco, bisogna afferrare e tirare fuori tutto. Abby! Ciao! Ehi! Abbiamo un cervo, tesoro. L'ho visto, sì. Perché è nel nostro pick-up? L'abbiamo ferito sulla strada. Sei pronto, dillo? Hai avuto un incidente. Il pick-up è a posto, noi stiamo bene. Non andare in tilt. Che ci fai con quello? È carne buona. Lo pulirò e lo sventrerò. Cosa? Lo facevo sempre con mio padre qui fuori. Ehi, Abby, credi che sia una buona idea? Avrà gli incubi. Non voglio che i nostri figli crescano pensando che la carne provenga da un negozio. Ok. La birra della mamma. Ok. Va bene, allora sono pronta. Siamo quasi. Ci siamo. Forse hai sbagliato. Va dentro. Sì. Pulisciti. Capisco che vuoi fare un po' di intrattenimento prima dello spettacolo. Per la presentazione futura. Ah.
succede? Io... mi sembrava... di aver visto un animale. Davvero? Tutto ok? Sì. Sì, tutto ok. Cazzo! Ehi, ragazzino! Tu! Non è una buona idea, amico. Stai lontano da lì, d'accordo? Andiamo! Che ci facevi laggiù? Salutavo il ragazzino. E la signora al porto turistico? Sara. Dovrei conoscerla. Ok. Sì, lo faremo stasera. Sì, bene. Forza. Non farlo rovesciare. Cazzo. Innottata barca in arrivo da sud-est. Ehi, io non credo che dovresti essere qui. Non sei tanto carino. Ha ricevuto. Hai visto Casey? No. Oh, merda, come fanno ad assumere persone del genere? Lily, andiamo, la mamma passerà a prenderti tra poco. Dai, prendi la tua roba. Andiamo, andiamo. Dai. Scendo al club che sta uscendo fuori di testa. Arrivo tra 5 minuti. Ehi, puoi aiutare quel tipo allo scivolo 12? Ciao, sì. Ciao. Grazie. Ok, tesoro. Accidenti, hai fatto la cacca. Andiamo dentro a cambiarci, eh? Dai, forza. Oh. Ehi, vicino. Che ci fai lì dentro? Stavo dormendo. Già. Ti piace la vela? Mio padre vuole che impari. Io volevo andare in pedalò. La vela è davvero pallosa. Fa schifo. Lascia che ti dica una cosa. Ci sono dei bei ghiaccioli nel frigo della caffetteria. Il patto è che se vedi qualcosa di strano fuori casa me lo dici, va bene? Ok. Bene, ora vai. Pronto? Oh, ehi. Sara vorrebbe che prendessimo dei panini per cena. Sì. Senza glutine. Magnifico. Tieni, tregua. Questi non sono senza glutine. Cosa? $3. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Ti sei dimenticato di me? Sì, mi dispiace, ma
Ho avuto da fare. Stai facendo nuove... Vieni a una festa con me stasera? Stasera non posso. Sei sicuro? Sì. Dici davvero? Mm-hmm. Non vuoi venire? Vuoi essere noioso e patetico per sempre, ok? Io sono appena arrivato, ma sì. Mi mancano i miei ragazzi. Che cosa farete stasera? Tuo padre farà i suoi famosi hot dog? Io... Ehi! Aspetta! Fermati! Ciao! 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 Non ho mai fatto il bagno nuda. Ma davvero, Dana? Sei fottutamente patetica. Ok, è il turno di JJ. Io devo dire che non mi sono mai rotta un braccio. Bevi. Guarda che non sei obbligato a bere. C'è pochissimo spazio, come faccio a scrivere il mio nome? Me lo dirai? Nemmeno ti conosco, quindi non posso divulgare i miei più oscuri segreti. Ma io sono molto affidabile. E anche molto ubriaco. Sono volato dal secondo piano. Mi sono intrufolato nella casa del mio vicino per rubare un po' di Vicodin. E mentre ero in bagno, sono tornati a casa e io mi sono lanciato. È così che ti sei rotto il braccio? Per aver saltato? Credo di sì. Ricordo appena quella parte. Sono stato stupido. Beh, io direi molto stupido. Allora, ok, tocca a te. Non erano questi i patti. Bene. Diciamo che successe un po' di tempo fa. Anna Montana. Dai, io metto a nudo la mia anima e tu mi dici Anna Montana. In fase elementare indossavo una parrucca arancione e mi sono fatta chiamare da tutti con il mio nome d'arte. Dakota Starcrash. E perché? Perché hai smesso? Perché la parrucca iniziava davvero a puzzare. Davvero fantastica. Tu sei fantastica. Starkish Crash. Star Crash. Tieni. È acqua.
Andiamo. Che fai? Non vieni? Io non posso bagnare il gesso. Cazzo! No, è fredda. Come ti chiami? Oh, ehi! Oh, oh, accidenti! Avanti! Adesso hai fatto il bagno nudo. Dai, va bene, ho capito. Rilassati. Chiudi gli occhi. Ti sento nuotare. Marco! Paolo! Ehi tu, cazzetto di tartaruga. Freddino lì dentro, amico. Oh. Ridammi la maglietta. Scusa, era una penitenza. Sei proprio uno stronzo. Perché? È divertente. Sei solo un cazzone. Fanculo tutti. Ciao. Tesoro, non sono forte come una roccia, oh, mamma. Va tutto bene, amore. Vieni qui. Vieni qui. Va meglio. Ehi! Oh mio Dio! Ehi, stai bene? Ti ho cercato dappertutto, dannazione! Ehi, l'hai vista? Cosa? Chi? Era la vicina, io... Dove cavolo sei stato? Sono stato a una festa. Andiamo. Ben! Ben! Scusa,
Se può consolarti è stata terribile. Ti ho cresciuto meglio. Avanti, Ben. Sei più intelligente di così. Tu e la mamma mi avete cresciuto. Forse dovreste smetterla di darvi ancora pacche sulle spalle. Ho solo perso una stupida cena del cazzo. Seduto. Devi chiedermi scusa. L'ho già fatto. Sto andando a dormire. Tu stai seduto lì. Devi subito chiedere scusa a Sara. Non mi scuserò con una stronza che ti porti a letto. Io stavo andando via. Io dovrei andare. Mi dispiace. È tutto ok. Ci sentiamo domani. Ti sei perso una bella cena. Oh, cazzo! Perderò il volo. Qualcuno ha bisogno di una doccia. Ehi, fai bravo con la mamma. Come va, cazzetto di tartaruga? Ehi. Hai chiuso la darsena? Sì. Tieni. Grazie. Sei pronto? Devo ancora portare a termine tutti questi contratti di affitto. Posso andare a piedi? No. Finirò tra un'ora. Puoi sederti e aspettare. Ehi, è arrivato l'ultimo dei charter, quindi me ne vado. Ok. Ciao. Sara, mi dai un passaggio?
Sai, io sono una cuoca davvero fantastica. Non posso più mangiare latticini, ma cucino un vegano mozzafiato. Questa cosa mi rende straordinaria. E non sono solamente una stronza con cui tuo padre va a letto. Io non... Senti, facciamo un patto. Voglio darti un'altra possibilità. Solo... promettimi di assaggiare il mio stufato. D'accordo. Andata. Che ci fai tu quassù? Dillon! Non farla entrare. Resta qui. E i tuoi genitori sono in casa? Posso aiutarla? Ehi, tesoro. Al mio piccolino piace giocare a nascondino. È davvero una peste. Lui è qui. No. Sono solo. Se dovessi vederlo, glielo faccio sapere. Puoi portarlo giù? Io non gli ho detto che è qui. Ehi, wow! Questa è proprietà privata, ok? Decido io se può entrare. Sei un ragazzo molto stupido. Ti spezzo anche l'altro braccio. Io sono minorenne. Ora se ne vada dal mio portico. Tesoro! Sono tornato a casa, era tutto spento. Che succede? Sto cercando nostro figlio. Dillon? Papà! Papà! Ehi, piccola peste, che ci fai tu qui? Voglio andare a casa. Vieni, tesoro. Che ci fai qui? Mi hai spaventato, pensavo di essere solo, in effetti. Non ti preoccupare, non mi ucciderà. Tutto bene? Sì. Buonanotte. Sì, anche a te. Eccoci qua. Mettete giù. Ok. Ecco fatto. Molto bene. Allora, buonanotte, piccolo. Papà. La mamma è una strana creatura. Avresti dovuto vederla da Burning Man. La mamma è sempre stata strana. Dormi bene. Mua. Thank you.
Ciao. Ciao. Cosa stai facendo? Sto guardando Netflix. E tu? Dopo sbornia. Ho appena scaldato al microonde un'enorme pizza e ora mangio le tue scuse. Forte. Io sono forte. Allora, fai sempre così. Apri il tuo cuore a una ragazza, le vomiti addosso e poi vai con la prima puttanella. Ben? Ci sei? Sì, sono qui, solo che questo film è diventato molto bello. Ben, se sei occupato posso chiudere. Ben, sei a casa? Lavori oggi, idiota? Se che ore sono? Le 11. Dov'è Dillon? Chi? Il bambino biondo. Aveva lezione oggi alle 10. Sei a posto, non è venuto. I bagni sono da quella parte. Che vuol dire non è venuto? Che lui non si è presentato. Io devo andare. Cosa? Devo andare, tu coprimi, ok? Di a mio padre, inventa qualcosa per mio padre. Ben! C'è nessuno? Posso aiutarti? Oh sì, c'è Dillon a casa. Ha perso la lezione. Quale lezione? Io insegno vela al porto turistico, aveva lezione stamattina. Suo figlio, Dillon. Mio figlio? No, io non ho un figlio. Dillon, il suo bambino. Ti stai prendendo gioco di me? Io non ho un figlio, ragazzo. Ehi, senta, lei ha un figlio. Io l'ho visto, non mi sbaglio. Senti, amico, non ho tempo da perdere. Ora vattene dal mio patio, ok? I tuoi vicini sono davvero inquietanti. Che stai facendo? È come una barriera, blocca. A chi stai scrivendo? A tuo padre. Gli ho detto che sei a casa a vomitare le budella, voleva venire qui, ma gli ho detto che avrei pensato io a te. Fa pure. Adesso guarda. Quanti bambini morti pensi che abbia nascosto lì sotto? Oh mio Dio. Ti comporti come uno svitato. Non farti trovare così da tuo padre. Mm.
Wikipedia? Ti dico che è successo qualcosa a Dillon. È sparito, questo è chiaro. Ok, lui potrebbe stare semplicemente a casa. No, perché dovresti dire che non hai un figlio se ce l'hai? Non saprei, magari è solo un tipo riservato. No, Mal. Lui non aveva idea di chi cavolo stessi parlando. Come se non ricordasse affatto di avere un figlio. E Dillon avresti dovuto vederlo. Era fottutamente terrorizzato da sua madre. Ok, allora... potresti andare a bussare alla porta e chiederle se lei... Ok, molto divertente. Bene, adesso devo andare a chiudere al posto di tuo padre. Quindi... buon appostamento. No, no, Mallory, ma che fai? Tesoro? Birra? Sì, hai visto dei bambini che armeggiavano con la porta della cantina? Porta. Davvero? Bene, grazie. Sì. Per stasera ho finito, quindi buonanotte. Anche a te. Ciao. Ciao. Thank you.
qual è la sua emergenza? Vorrei denunciare la scomparsa di un bambino. È scomparsa una persona. Ok, signore, mi può fornire le generalità della persona scomparsa? Signore? Signore? Cazzo, cazzo, cazzo! Ciao! Mallory, sta cercando tua sorella! Cosa? Stai bene, Beth? Ma che dici? Tua sorella, cerca tua sorella! Dov'è? Dov'è Lily? È con te! Chi è Lily? Cazzo! Guardami mentre faccio lo scivolo! Ora i vermi sugli ami li metterete da soli. Mallory! Cos'è quello schifo sulla barca di mio padre? Eh? Pezzo di merda! Ehi! Lasciami in pace! Ehi! Finita! Lily! Conosce tutti i suoi amici? C'è qualcuno con cui usciva ultimamente? Non conosce nessuno. Si è appena trasferito. Papà. Qui. Lui. Io stessa ci ho parlato molto poco. Saresti dovuto restare nella tua stanza. Segnalato furto nei pressi della chiesa. Bene, vi lasciamo un po' da soli. Andiamo. Stai bene? Sì, io... Beh, sto bene. Ok. Hai fatto irruzione nella casa dei vicini. Hai picchiato un ragazzo al porto turistico. No, papà, io non ho picchiato. Tu non puoi capire. Mi stai mentendo? Ti sei fatto, per caso? No, papà, è che ha ucciso i suoi figli, ha preso Lily. Ma di che diavolo stai parlando? La signora della casa accanto. Lei fa cose strane per far dimenticare alle persone... Vuoi dire Abby? La bella signora da cui hai fatto irruzione? No, lei fa dimenticare alle persone dei figli. Oh mio Dio, non ti capisco. Da un'occhiata nella sua cantina. Papà, te lo giuro, chiedi a Mallory, ok? Smettila, tu non smettila, sai nemmeno di chi stiamo parlando. Con questa storia. Ok? Ho parlato con tua madre. Io ti riporterò a casa. E poi noi... troveremo una clinica per te, va bene? Troveremo qualcuno che ti aiuti, perché così non può andare. Papà, io... Signor Shaw, posso parlarle? Sì. Non ti muovere.
suoi vicini non sono interessati a sporgere di notizia, a fatto che li resti fuori dalla loro proprietà. Tuo padre ti ama tanto. Questo lo sai, vero? Ah, ma sì, certo che lo so. Quello di cui ho bisogno è che lui mi creda. Penso tu debba guadagnartelo. Mi dispiace, questo non spetterebbe a me. Senti, io tengo molto a tuo padre. E mi dispiacerebbe se tutto questo casino fosse per colpa mia. Ah, no, non è questo il punto. Solo che non so se tu... Mi piace questa casa. Ben! Basta! Oh mio Dio. Che diavolo hai fatto? Richieste rinforzi a casa Shaw. Richieste rinforzi. Papà! Papà! Ti prego, papà! Bene. Ci vediamo alla centrale. No! Lei non è Sara, papà! Papà, stammi a sentire! Ascoltami, guarda nella cantina, papà! Vai a guardare in cantina, papà! Lei non è Sara! È solo drogata, bene. Andiamo. Papà! Papà! Sara? Ehi, sto andando alla centrale. Ti dispiace? Ma... ho bisogno di bere. Sì, certo. Ecco qui. Senti, mi dispiace tanto per quello che hai fatto, bene, ma devo andare. Rimani qui. Non posso. Ok. Devo andare. Liam Shaw, lasciate un messaggio. Ciao Liam, ho quasi finito. Io spero che vada tutto bene. Volevo solo sapere se hai avuto notizie di Ben. Fammi sapere. Ehi, dove stai andando, amico? Non andiamo alla centrale. Oh. Ehi, senti, perché siamo qui?
lasciami, che cosa vuoi fare? Lasciami andare, che fai? Lasciami! Lasciami! Thank you.
papà! Oh mio Dio, papà, stai bene? Cazzo, devo portarti fuori da qui. Cazzo. Papà, dobbiamo andarcene da qui. Dimenticare le persone. Stai prendendo il gioco di me? Io non ho un figlio, ragazzo. I tuoi genitori sono in casa. Posso aiutarla? Ben, ehi, tesoro. Mi piace questa casa. Avresti dovuto restare nella tua stanza. Che cosa succede? Vi lasciamo un po' da soli. Ehi. Sei un ragazzo davvero stupido. Aiuto! Ehi, ehi, dobbiamo andare a prendere Nathan. Ben, dov'è mia sorella? Ma lo ritieni, prendi questo, ok? Non lo so, ho cercato di salvarla. Ben! Senti, prendi il sale, voglio che lo spargi intorno all'albero, d'accordo? La intrappolerà. Che vuol dire cercato di salvarla? Che sta succedendo? Devi dirmi che sta succedendo! Ha preso Lily. E anche mio fratello. Devo andare. Ma chi li ha presi? Di che diavolo stai parlando? Fa un cerchio con il sale intorno all'albero e se non torno entro 10 minuti, brucialo. Ben. 10 minuti, poi lo fai, ok?
Bello. Adesso devi svegliarti. Bello. Dai, dobbiamo andarcene da qui. Devi alzarti in piedi. Pronto? Sei pronto per andare a casa? Ora devi camminare. Io sarò dietro di te, ok? D'accordo. Ben! Ben! Porterò via da qui. Dai, devi svegliarti, ok? Lily, apri gli occhi, devi svegliarti, capito? Lily. Lily. Non mi sento molto bene. Ok, presto starei bene, ti sentirei meglio, d'accordo? Adesso ce ne andremo da qui. Dai, andiamo, dai! Mamma, sta uscendo!
Sto abbastanza bene, tutto sommato. Lily migliora sempre di più, ha degli incubi, ma credo sia normale. C'era da aspettarselo, sono morte delle persone. C'è molto da elaborare, soprattutto per una della sua età. Ah, prima che tu vada, volevo chiederti qualcosa che tua sorella ha detto nel nostro ultimo incontro. Ha detto che hai dovuto bruciare l'albero. Quale albero? Hai idea di cosa stesse parlando? Mallory? Credo che sia uno dei suoi incubi. Ehi, bambini, siamo quasi arrivati. Forza. Ehi, Starcrash! Stai andando? Già, torno a casa. Ben! Allora... Hai visto? I tuoi sono di nuovo insieme? No, lei sta solo... Torna con noi. Forte? Sì. Allora, buona fortuna per tutto quanto. Grazie, anche a te e per il resto dell'estate. Ok. Bene. Beh, allora... Adios, muchacho. Sì, ok. Questo è da parte di Lily. Questo da parte mia. Abbi cura di te, Ben. Non dimenticarmi. Va bene, chi è pronto a partire? Ehi, come va, campione? Sei pronto? Sì. Andiamo. Grazie. Sai, per quando torniamo, io pensavo... Senti. Penso che starò con tuo zio Rory per un paio di settimane, finché non guarirò e finché io e tua madre non riusciremo a capire alcune cose. Papà, comunque vada, noi ce la faremo. A posto? È carina. Se volete sapere una cosa, vostro padre è un bambinone quando sta male. No, non è vero. Ho un sacco di ferite. Allora è uno scarafaggio.